sentito me. No, no, signori, lui è venuto con il dittino a dire: voi avete comprato i diamanti, voi un cazzo, io non ho mai comprato niente. Tu a quando hai detto che le categorie io ho fatto l'amministratore, io ho fatto l'amministratore e continuo a farlo bene perché sono l'unica provincia che ha venduto la partecipazione azionaria per darle alle aziende. Battibecco fuori programma tra il presidente dell'Ascom, Fernando Zilio, e il vicepresidente della provincia, Roberto Marcato. L'associazione dei commercianti lancia la campagna contro i soldi ai partiti e per abbassare le tasse ai cittadini e le imprese, ma una frase rivolta a Marcato, incontrato per caso, sulle vicissitudini di questi giorni della Lega, fa salire la tensione. Quando tu sei venuto là con la scopetta a fare dopo fenomeno, hai detto questo, che non ha nulla di cui vergognarsi. Quando uno arriva con la scopa in mano e con il dito puntato a dirmi voi avete rubato e avete comprato i diamanti, insomma non è che ci voglia tanta fantasia per capire che c'è un'accusa precisa. E io la rispedisco al mittente, uno perché non ho mai rubato nulla e non devo nemmeno spiegarlo a certa gente, e due perché io dimostro quotidianamente qual è il mio ruolo. E visto che parliamo di lavoro e parliamo di aziende, noi qui in provincia abbiamo fatto una decisione che è in controtendenza, siamo l'unica provincia ad averla fatta, abbiamo venduto tutti i nostri pacchetti azionari, abbiamo guadagnato 48 milioni di euro e 30 milioni di euro li abbiamo pagati immediatamente alle aziende. Ma a livello nazionale, ragazzi miei, il disastro è totale. Io non parlo del locale, anzi ho sempre detto che nel locale, basta leggere le mie interviste, la politica si fa con la P maiuscola, mentre purtroppo la politica nazionale è fatta con la P minuscola. Per cui le scope. Chi viene con le scope davanti a me che spacco in testa, ok? No, Tino, okay? Sì, chi viene con le scope davanti a me che spacco in testa? No, non è che minaccio. Intanto Zilio lancia la campagna dell'Ascom. Il 24 maggio l'associazione sarà a Venezia a fianco dei sindaci. Riconosciuto il lavoro fatto dalla provincia di Padova, ma si chiede di alleggerire la pressione su commercianti e imprese. Vergogna su tutti i fronti, quindi questa scopa vuol dire che noi intanto siamo convinti che la rivoluzione si deve fare in questo paese con il tricolore sulle spalle, con le scope per far comprendere che bisogna scopare via tutta quella parte della marcia del paese che ce n'è in abbondanza, a partire da Caltanissetta finendo a Bolzano.